la Fondazione Federico II, promozione della cultura ma anche dei focus specifici. Un ulteriore focus oggi 14 novembre, stavolta sulla carta stampata. L'idea nasce dalla presentazione sicuramente di questo volume egregio, raffinato, interessante, che oggi copre un periodo storico dall'Ottocento al 1860. Una contemporaneità che respiriamo leggendo e sfogliando quelle pagine. Un focus sull'importanza della carta stampata come documentazione viva di un'epoca, una ridare una memoria a lungo termine. Non che non sia importante l'innovazione e i blog, è per fortuna un'espressione, un linguaggio che la contemporaneità ci ha concesso, ma guai a pensare che i giornali non siano parte viva della crescita della democrazia e della libertà. Possiamo dire anche una forma ulteriore in cui la storia è stata e veniva raccontata. Beh, non è narrata, ha detto bene, è vissuta attraverso la lettura. Noi diventiamo cittadini contemporanei di quelle tensioni, di quelle stanze, di quei cambiamenti narrati attraverso l'editore stavolta. È meraviglioso riscoprire la tensione e le idee che portarono alla nascita dell'Università di Palermo, la nascita del Giornale di Sicilia e la richiesta delle donne del voto, della partecipazione attiva, le forbici piuttosto che il giornale dei teatri, una meravigliosa Palermo densa di un brulicare di cambiamenti, veramente interessante. Un arco di tempo storico che racconta sì, diciamo, le vicende, ma soprattutto una Palermo per certi versi anche inedita. Perché l'Ottocento praticamente è stata per Palermo in particolare poi, diciamo, il periodo anti città felicissima, quindi c'erano i capitali che venivano dagli esteri, dalle grandi famiglie, stile Whitaker, stile Florio, stile Jung e via di seguito, che hanno fatto sì che queste fabbriche, tutte queste cose cominciassero a vivere. Tanto è vero che di questo è diventata la capitale e si chiude un po' il periodo veramente storico grande nel 1891-92 con l'Expo. Dopodiché comincia la fase decrescente, in cui invece di essere un'immigrazione diventa un'emigrazione. Il libro è diviso in tre parti, la prima è un'introduzione storica, la seconda è la rassegna di tutta la collezione di giornali con le tabelle riepilogative, una rassegna degli articoli, la terza parte invece è un focus sulle officine tipografiche che hanno prodotto a Palermo proprio quei giornali. Nella prima parte abbiamo cercato di sintetizzare tutti quei fenomeni storici, micro episodi sociali, politici ed economici che hanno caratterizzato i primi 50 i primi 60 anni dell'Ottocento, piccoli fenomeni culturali che poi hanno dato luogo a tante correnti politiche, spesso contraddittorie e contrastanti fra di essi, che hanno generato quei 60 anni dell'epoca borbonica fino alla nascita dell'Unità d'Italia in una maniera altalenante, caratterizzate da diverse interpretazioni della libertà di stampa, della nascita del giornalismo, dell'opinione pubblica, dello spirito critico del cittadino. Questo è stato un po' l'obiettivo di questa pubblicazione, che è la prima di tre volumi. Utilizzeremo il periodo 1860-1880, nel terzo volume 1880-900, con un'attenzione anche ai fenomeni pubblicitari presenti nella carta stampata. Possiamo dire quindi proprio un excursus sull'evoluzione della notizia e della carta stampata nel dettaglio. Sì, ci sembra doveroso in un momento in cui la carta stampata non gode proprio di ottima salute, l'editoria in genere. Pensiamo che riprenderci un po' la conoscenza e la coscienza della nostra tradizione giornalistica, letteraria e storica possa essere un utile volano per un futuro un po' più consapevole nel far sempre meglio produzioni editoriali e sempre meglio informazione.